Ciao ragazzi, bentrovati, finalmente torno e torno questa volta con l'ultimo video di Abilitando. Un video molto piccolo, però corposo e praticamente dimostrativo di come un non vedente può, attraverso il QR code, una tecnica ormai conosciuta un pochino da tutti, arrivare a leggersi una descrizione. In questo caso parliamo della RAI, Radio Televisione Italiana, Mamma RAI, che ha allestito un museo interessante a Torino, il Museo della Radio Televisione Italiana, e ci sono diversi percorsi in questo museo che consentono ai sordi, ma anche ai non vedenti, nello specifico, di potersi far descrivere un pochino tutte le varie cose. Ad Abilitando, quando ho girato questo video, nel momento in cui l'ho girato, c'era una bella radiolona degli anni 20, anzi degli anni 30, mi sembra, con l'antenna a quadro, molto interessante, molto affascinante. A me piace molto la radio, sono stato un appassionato di radio da giovane, ho ascoltato moltissimo la radio e ancora adesso mi piace e anzi, molto probabilmente diventerò anche un podcaster prima o poi, lo farò, sto già facendo delle prove e quindi la radio esercita su di me un grande fascino. In questo caso vi faccio vedere appunto con il mio iPhone come inquadro il QR code e che cosa succede con il QR code e anche un invito a visitare questo museo che culturalmente secondo me ha una grossa valenza. Bene, prima di lasciarvi al mio video, vi saluto. Vi ringrazio moltissimo per il canale che sta progredendo, siamo a 810 iscritti, chissà che non si arrivi a 1000 da qui a poco, ma speriamo, dipende solo da me ovviamente. Voi continuate ad aiutarmi, a supportarmi, a far crescere il canale se potete, se vi piace. Per questo vi invito ad iscrivervi cliccando sulla campanella per non perdervi tutte le prossime occasioni future di altri video che arriveranno su questa piattaforma. Vi ringrazio molto, vi rimando al prossimo video e vi lascio a questo video. Ciao ciao! Siamo qui ad Abilitando e precisamente dove siamo? Allora, questo è lo stand della RAI dove sono proposte le soluzioni che in particolare il centro ricerche RAI ha realizzato per rendere accessibile il museo della radio e della televisione alle persone con disabilità, con le varie disabilità. In particolare questa è una radio dell'epoca del 1920, inquadrando il QR code è possibile ascoltare l'audiodescrizione dell'oggetto e procedere all'esplorazione. Codice da scansionare. Interrotto. Vediamo se l'ha preso. Indirizzo riproduci. Eccolo qua. Avanti. Riproduci. Ha già preso. E adesso, siccome c'è internet un po' lenta, ci mette un po', però ci arriva. Vai avanti, rimanendo. Disattiva. Pulsante. Indietro. Avanti. Condividi. Pulsante. Caro visitatore, eccolo qua. Ti trovi nella postazione tattile della vetrina 9, dedicata all'evoluzione della radio. Di fronte a te potrai toccare un radiosistema originale. Tanto sto toccando la radio. 1926 per l'esattezza. Si tratta degli apparecchi radioantenna 21, che venne studiato per la recensione dei concerti locali. Bellissimo. Come cita il manuale originale. È un apparecchio di costruzione semplicissima. Massimo rendimento. Bene. 50%.
55%. Sì, ogni vetrina appunto del Museo della RAI è fornita di un QR code per ascoltare la descrizione della vetrina, degli oggetti che sono esposti nelle vetrine. E poi ci sono vari oggetti originali che possono essere appunto toccati e esplorati anche da chi non vede, appunto scaricando l'audiodescrizione su qualche telefonino. Benissimo. E vi aspettiamo. Cerchiamo di venire. Della radio, organizziamo una visita. Una visita guidata per i non vedenti. Grazie. E questa sarebbe l'antenna. Questa è l'antenna, sì. Se... Tu guarda perché. Toccare dell'antenna. Questa qua è un'antenna. È un dipolo. Un'antenna a quadro. Sì. Benissimo. Grazie. Grazie a voi.